Buonasera, buonasera a tutti, amici del Giornale di Roma. Eccoci qui per una nuova trasmissione in diretta con noi, per questa maglia storica. Mariella Quintarelli, buonasera. Buonasera Francesco, buonasera a tutti, buonasera a tutti coloro che si sono sintonizzati per seguirci anche questa sera, dove abbiamo portato tre personaggi addirittura. Questa sera abbiamo proprio strafatto, perché abbiamo due ragazze della prima squadra. Una già l'abbiamo conosciuta al suo arrivo a Roma, l'altra è la prima volta che viene in trasmissione con noi. Abbiamo Anna Lu Martinez e Dubita El Bassali, eccole qui, attaccante e centrocampista, ma non solo centrocampista della prima squadra. E poi abbiamo Danilo Falzini, che è il preparatore atletico dei nostri il preparatore dei nostri portieri del settore giovanile. Quindi una figura storica nel mondo. Danilo. Ciao Danilo, una figura storica nel mondo giallorosso, perché parlando abbiamo scoperto che sono 40 anni che ci conosciamo. Ma non dirlo, perché poi sveli, non dirlo, perché sveli parte dell'età, non lo devi fare, no, non si fanno lo so. Ma io mi sento giovane, mi sento una ragazzina, a forza di stare con le ragazze, io mi sento giovane come loro. Quindi è vero, Danilo, che siamo giovani. E io no, c'ho 36 anni. O vedi, tu, io di più, se non paio di più. Allora, facciamo una cosa, fammi salutare Anna Lu, guarda che vi saluta subito, perché le vostre compagne non scappano, non se ne perdono una in trasmissione. C'è Anna che, vabbè, saluta il nonno, quindi proprio l'età così giovanissima, 34 anni, non tu sta di Anna. No, Danilo, c'è un nonno, ce l'ha con me, Hai capito? E poi saluta ovviamente sia Anna che Zubida, e poi Benedetta Maroni, saluta sempre il nonno, cioè tutti i nonni. Stasera sei il big. Poi Fabio Cumbolotti, buonasera a tutti, e Angelo Fabioli, buonasera a tutti, un saluto alle ragazze. A proposito delle ragazze, Anna Lu, prima Mariella ha detto che ti abbiamo già iniziato a conoscere la volta scorsa, no? Appena sei arrivata. Però adesso ti stanno iniziando a conoscere anche le difese della Serie B, perché hai già segnato 8 gol, se non sbaglio, tanti assist, tanti gol. Come ti stai trovando in questa Roma, in questa avventura romana? Ciao a tutti, buonasera. Adesso mi sento bene. Penso all'inizio non sapevo che cosa trovare qua. E trovarmi qua, però ho trovato una squadra che mi ha piaciuto tanto, come il calcio, come l'amicizia, tutte le ragazze, no, mi sento bene. Poi dopo vedremo anche qualche foto, qualche immagine che oltre, no, il campo di calcio, anche la città ti piace girare, vedere, conoscere un po' quelle che sono le nostre opere qui nella città di Roma. C'è Angelo Fabioli che ti dice: Anna Lu, è stata devastante ieri, quindi sei stata bravissima nella vittoria, ricordiamolo, 3-1 della Roma a Brescia. Poi c'è Pino Nardone, bravissime ragazze, e Davide De Luca, Danilo che ce l'ha con te, ti ha detto: Danilo, svegliate. Questo ti dice Davide De Luca. Quindi dopo che sto sveglio, allora detto di Anna Lu, passiamo un attimo a Zubita velocemente. Insomma, anche tu, come ti stai trovando? Perché anche tu sei nuova, sei arrivata quest'anno proprio nel campionato in corso, no? Alla Roma, come ti stai trovando anche tu? Buonasera, andata qua a Napoli perché c'è Anna Lu anche. Ah sì, perché c'era lei. Dopo bene. Dire una cosa. Dimmi Mariella. Sono di Napoli. Tra loro due vengono entrambe dal Napoli, anzi non ci manca modo di ringraziare sempre la società per la grande disponibilità che ha nei nostri riguardi. Due giocatrici che di grande valore, che si sono ritrovate qui a Roma. Tra l'altro, la Coppa Italia del Napoli è grazie a loro che è stata giocata e vinta la partita con Pontedera, mi pare. Era sì. La partita che
Martinez ha fatto l'angolo per Zubida e Zubida ha segnato? Sbaglio quell'1-0 che ha fatto esultare tutto lo stadio del femminile del Napoli, insomma. No, aspetta, fammi capire, Analu ha passato la palla a Zubida? Cioè, al contrario siete, hanno fatto. Vi siete invertite, avete fatto il contrario, perché di solito è Zubida che lancia Analu, invece in quell'azione lì è stato il contrario. Sì, però era un calcio d'angolo. Ah, vabbè, allora era più semplice, diciamo, su azione d'angolo era più semplice. Adelante, dice Maurizio Stanzi, quindi si trovano benissimo insieme, per cui si cercano in campo, sono una coppia molto affiatata e si è visto anche qui nella Roma, insomma. Assolutamente. Danilo, ti fanno divertissimo quei ragazzi? Molto, molto, molto. Ma io le seguo poco, perché io seguo Primavera e Under 17. Loro non le seguo, nel senso le seguo durante gli allenamenti o le vedo... Ecco, domenica è capitato che per un problema di Bruno, che è il preparatore dei portieri della prima squadra, sono andato io e ho avuto la fortuna di vedere la bella vittoria, la bella prestazione, perché sono andato io al posto suo. Però io seguo la Primavera e l'Under 17, anche se l'Under 17 poi quest'anno non ha fatto campionato in pratica, solo l'allenato. C'è stata questo stop forzato, sì. E quindi sì. ci hanno fermato. Martinez domenica ha fatto un gol alla Maradona, grande, bravissima, avanti così, l'abbiamo visto il gol. Un gol alla Totti invece di dire un gol alla Maradona, perdonatemi. Un gol alla Totti. Quel pallonetto dalla distanza, noi a Roma siamo abituati a vederlo con Totti, perché alla Maradona? L'avevi vista fuori l'hai visto il portiere fuori dai pali, Analu? Sì, l'ho visto veloci come... non so... Perché si vede proprio che tu spalle alla porta, no? Stoppi il pallone mentre ti giri, praticamente calci. Cioè, è stata proprio una cosa che l'avevi visto con la coda dell'occhio, probabilmente, no? Il portiere fuori dai pali ed è finita proprio lì quella palla, che è la cosa più bella in assoluto. Sì. Normalmente io non calcio così lontano, quasi sempre arrivo vicino alla porta per calciare, però... Questa volta ho controllato la palla, ho visto il portiere un po' avanti e ho provato. È andata bene. Sì. Quindi da domenica prossima devi provarci sempre a sto punto, visto che non c'è calci quasi mai, adesso inizi a calciarci, insomma, visti i risultati. Sì. È bravissima nel calciare le punizioni, perché è vero, cara? Mi senti? È che ti piace calciare le punizioni? Sì. È brava. No, ci prende. Guarda, una cosa che ti dice Davide, Analu gol uguale pizzette. Che ci sono le scommesse in all'interno dello spogliatoio sui gol? Sì, la prima volta che ho segnato... E dopo le ragazze hanno lui deve portare le pizzette, però pensavo che era un scherzo. No, anche perché lei le deve portare doppie per il gol e per il compleanno, perché adesso in settimana lei fa gli anni, Ah, pure? No, non credo, è di gennaio, ti sbagli. Mi sono sbagliato, allora chi è quell'altra che... Vabbè, porta lo stesso. Guarda, Analu, come si dice a Roma, non te fa fregà, perché noi qui a Roma, pur de magnassi le pizzette e le pastarelle, una volta il compleanno, una volta il gol, una volta l'assist, no? C'è sempre qualcosa per far portare le pizzette, sempre. Quindi, mi raccomando, tieni duro. Allora, grande Danilo, ti dice Stefano Benedetti, ottimo allenatore dei portieri. Poi Andrea Peri, già a Verona, grande pallonetto uscito di poco, quindi ci avevi provato anche
a Verona, si ricorda Andrea Peri. Allora, facciamo una cosa, vediamo un video di ieri, iniziamo a vedere gli highlights della partita, partita di ieri della Roma Calcio Femminile a Brescia. Vitali, poi Mustak, Locatelli solo per un attimo, ancora Mustak, ancora Locatelli, si scontra con Viscardi, favorisce Glaser che va alla conclusione, deviata da Galbiati, ci mette una pezza. Parte Traversone, Pasquali di testa, bandierina, il secondo per la Roma quando siamo dentro il sesto minuto, esce molto bene Gilardi, poi da fuori la traversa clamorosa. Prende tutto il tempo di Cicco prima di andare al rinvio, pallone che spiova a centrocampo dopo il rimbalzo, Glaser in qualche modo per Martinez che va al tiro con il destro! Il vantaggio della Roma con il tiro dalla tre quarti da parte Filippi, Glaser mette giù, Glaser in mezzo a due, trova una traccia verticale per la velocissima Martinez che brucia Locatelli, Filippi va in mezzo all'aria, ancora Martinez, c'è il tocco in tackle da parte di Locatelli, Martinez non si accontenta del corner, arriva la conclusione di Glaser per il 2-0 al 24esimo minuto. Locatelli, il lancio lungo, Cristina Merli in aria, Cristina Merli la riapre il Brescia al 30esimo minuto con Cristina Merli, spinta la difesa della Roma che adesso può partire in contropiede con il tocco di Glaser per la velocissima Mustak, ancora Glaser per Martinez, Martinez può entrare in aria, arriva Locatelli che va in scivolata, Martinez la salta, Martinez traversa. Va a staccare anche il capitano Silvi, parte il pallone proprio per Silvi, la rimette in mezzo Locatelli, attaccato da Glaser, Silvi rimane lì, Glaser! Beh, devo dire che è stata una bella cosa, eh? Una bella partita, un bel primo tempo, tre gol, non era sicuramente facile mettere dentro tutti questi palloni, e Anna Lu è stata veramente straordinaria nel realizzare questa rete che ha aperto poi la partita nella traversa, grande sfortuna Anna Lu, abbiamo visto anche l'azione della traversa, ti sei girata anche lì benissimo. Sì, ho sbagliato nella decisione perché dovevo calciare con la sinistra invece della destra, però tutto è troppo veloce. No, non c'è il tempo per pensare tanto. Eh no, anche perché poi, come ha detto Danilo prima, sembrava che avessi il motorino, perché sei andata veramente a una velocità altissima, correvi come non mai, insomma, no? Io ho iniziato la corsa dopo un calcio d'angolo in la nostra porta, praticamente, e dopo... Mica male, non male, non male. Tra l'altro ieri veramente tutte hanno giocato bene, Anna Lu va bene, ha fatto una prestazione superba, però bisogna dire che tutta la squadra ha giocato molto bene, io vedo crescere per esempio di partita in partita Axi, pure ieri ha fatto un partitone, se ne parla poco perché è una ragazza che, di cui si parla poco, ma io vedo in campo fa tantissimo, vero? Una Lu, pure tu hai avuto questa sensazione ieri, diversi palloni ha conquistato, l'ha portati avanti, ve l'ha passati alle punte, veramente un lavorone ha fatto. Sì, penso come squadra ieri abbiamo lavorato bene, tutte abbiamo giocato bene, abbiamo fatto quello che il mister ci ha detto, e alla fine anche quando tu cambia un po' l'atteggiamento, pensando che la settimana scorsa abbiamo perso, il risultato arriva anche non so questa parola, però combattiamo tanto all'inizio. Tanta grinta, tanta determinazione, il fatto che non mollate mai. Anche perché ieri avevamo un po' il dente avvelenato, perché alla gara d'andata che avevano raggiunto sul pareggio al 94esimo, ma fu un pareggio immeritatissimo, meritavamo noi la vittoria, avevamo tenuto benissimo il campo per tutti i 90 minuti, poi abbiamo preso un gol sui minuti di recupero che gridava proprio vendetta.
È vero, è vero, è vero. Danilo, ti saluta anche, guarda che ti chiede Flavia un saluto, dice Danilone fammi un saluto, Flavia. No, non lo farò mai. Non io farò mai. Oh, mai. Com'è Flavia? Perché poi Flavia è una di quelle che, se non sbaglio, ti tocca da vicino, tra virgolette, sì, no? Sì. Sì, sì. A Flavia è una rompicoglioni, però si può dire in diretta? Veramente non si può dire, però... Non si può dire, però lo è. Lei. No, no, io è brava, soltanto che c'ha dei movimenti di appannamento suoi, però è una bravissima ragazza, io voglio tanto bene, a parte io voglio bene a tutti i miei portieri, dal primo all'ultimo. Danilo, qual è? Tu sei soprattutto un portiere per i giovani, no? Del settore giovanile. Sì. Hai fatto per tanti anni, fino a 40 anni hai giocato a calcio, poi hai iniziato questa strada perché la passione ti ha portato verso questo indirizzo, non volevi lasciare il campo, no? Volevi trasmettere qualcosa ai più giovani. Però qual è quella caratteristica? Cioè, il portiere, una dote, il portiere ce l'ha innata, in altre può crescere e migliorare. Qual è quella dote che tu vedi in un ragazzino, in una ragazzina, che ti fa dire questo sarà un grande portiere? Ma guarda, il modo come approcciano a stare in porta, perché io ho notato con gli anni che esistono quelli che giocano in porta e i portieri, che sono due cose differenti. Perché c'è quello che gioca in porta per necessità, perché magari non era capace con i piedi, non sapevano che, e lo mettevano in porta. E c'è quello che nasce proprio portiere e c'è proprio dei caratteri, c'ha un carattere particolare, è diverso dagli altri, il portiere è diverso dagli altri. E va trattato in una maniera, il portiere come giocatore va trattato da portiere e non può essere trattato come un giocatore. Se tu hai un giocatore di campo, gli dici delle cose, al portiere gli devi dire tutto in un'altra maniera, perché loro recepiscono, il portiere vero e recepisce in un'altra maniera, perché loro vivono in un mondo tutto loro. È vero, è vero. Perché calcola che loro sono gli unici di tutti quelli in campo che riescono a vedere tutto il campo. Non ci riesce nessuno. Sono solo Danilo, ti saluta anche Camilla, anche Camilla Tedin, sì, che salutiamo, il bomber, ti saluta anche... Ti saluta anche lei. Poi Davide ti dice, ma lavorando con i portieri è meglio monopodalico o bipodalico? Lui lo sa qual è meglio di due. Lo sa molto bene qual è meglio. Lo sa Davide. Davide lo sa bene, perché ha intrapreso la strada del monopodalico e il bipodalico. Perché io gli dico sempre che il portiere serve, che deve parare. Poi dopo se è monopodalico o bipodalico è tutto in più. L'importante è che Roma ha comprato un portiere che era bravo con i piedi, tutto fatto perché essere bravo con i piedi, per cui è tutto dire, no? È tutto dire. Grande esempio di portiere, ci dice Camilla, uguale Draicchio. Allora, torno un attimo. Volevo fare una domanda a Zubida, che ieri è subentrata al posto di Natali, no? Che cosa ti ha detto? La partita già si era messa bene, stavamo vincendo. Prima di entrare in campo, che cosa ti hanno detto i mister? Vai e... mezzala e poi... Perché il secondo tempo noi solo difendiamo, non attacchiamo come il primo tempo. Perché stavamo vincendo 3-1, quindi giustamente l'ultima mezz'ora dovevamo stare molto attenti, no? Bisognava usare un po' più la testa rispetto al primo tempo. Allora facciamo una cosa, prima abbiamo visto gli highlights del primo tempo, che poi sono la partita, tra virgolette, perché poi il 3-1 si è andato a finalizzare e concretizzare nei primi 45 minuti. Vediamoci il primo video di Analu, invece, che è quello dedicato al campo di calcio, quindi ad Analu giocatrice. Vediamo se ti piace questo montaggio che è stato fatto. Thank you.
Beh, devo dire che si vede dalle immagini, Ana Lu, che ti piace giocare a pallone, il sorriso, quanto è bello correre su quel campo, su quel prato verde. Sì, mi sento troppo felice durante gli allenamenti e anche durante la partita, mi piace tanto. E poi insomma, quando durante la partita la butti pure dentro, non guasta, non è mai male, insomma, come situazione. C'ha un modo di esultare, Francesco, che a noi ricorda l'aeroplanino, no? Montella. Però ecco, io ieri commentando su Facebook sotto le immagini della partita, tanti mettevano di Glaser e Ana Lu che sono una bella coppia, no? E io ho commentato, a me ricordano un po' Batistuta e Montella della Roma dei tempi d'oro, perché uno era possente in area, lei ha fatto brutto il complimento, no? Come Glaser, l'altra invece veloce, è pronta a rubare palla e a correre verso la porta, il modo di esultare, insomma, a me lo ricorda. Poi è chiaro che c'è differenza, è ovvio, però come coppia sono affiatatissime, non peraltro 18 dei 26 gol segnati sono loro, il motivo ci sta. Assolutamente sì. Sergio Draicchio, buonasera a tutti. Ieri gran gol di Ana Lu, effettivamente l'abbiamo visto, è stato un gol straordinario. Poi c'è, prima Camilla ha detto che l'esempio da seguire era Draicchio, e la risposta sì. Di Flavia è che invece è Danilo l'esempio da seguire, non è... Brava, grazie Flavia. Vedi Flavia come ti difende subito, Danilo. Cioè, perché lo sa, perché mi vuole bene poi al finale. Giustamente. Allora, abbiamo visto Ana Lu, adesso vediamo anche Zubida, andiamo a vedere quello che abbiamo realizzato. Allora, come ti trovi, Zubida, qui a Roma? L'abbiamo chiesta a Ana Lu prima, adesso te lo chiediamo anche a te. Come ti trovi? Bella squadra e le ragazze buone. La squadra è piano piano più forte. Siamo, come studiamo, adesso siamo bene. Beh, si vedono anche i risultati, del resto, insomma, in campo sì. Si vince. Alessio Belli, grande Danilo, il più forte di tutti, specializzato sul monopodalico. Ancora sì, te continua a dire che il monopodalico è la specializzazione. La mia massimale proprio. Senti, Guida, da noi giochi per lo più come centrocampista, no? O sbaglio? Mentre nella nazionale ti utilizzano anche come difensore e addirittura nel Napoli come attaccante. Tanti ruoli diversi. Qual è quello più adatto che ti senti più per te? Allora, con le nazionali attaccante e centrocampista, ti manca solo il portiere.
No, ho fatto il portiere quando bambina, 10 anni, 12 anni. Ma pure quello l'hai fatto. Allora l'hai fatto tutti. Sì, con la squadra a Marocco. Però qual è quello che ti piace di più? Cioè, se dovessi ecco, sì, sentirti più tuo un ruolo, centrocampista, difensore. Centrocampista è quello migliore, quello dove ti trovi più a tuo agio. Analu, qual è secondo te una qualità, una cosa bella di Zubida in campo? C'è una cosa che ti va di sottolineare, insomma, di Zubida, una cosa che riesce bene in mezzo al campo? E per me è una calciatrice che gioca bene con la palla in piedi, e c'è la tecnica, anche gioca con la testa, è una ragazza alta, forte, e è stato vedere un passaggio keep pass, e sai come farlo, sempre pensando nella squadra. Quindi mica male, eh? Me ne hai detto belle cose di Zubida, insomma, quindi cioè, dopo gli devi pagare qualcosa a Zubida, gli devi pagare da bere o qualche cosa, perché è stata brava Analu, ti ha fatto un bel quadretto. Mariella, ieri bella vittoria, adesso un saluto ad Antoine, che dovete sapere, Antoine ci segue da Atene, è il presidente del Roma Club Atene in Grecia. E insomma, ti fare Roma dalla Grecia non è male come situazione, quindi tanti saluti a te Antoine. Ti dicevo, Mariella, ieri bella vittoria, una serie di belle vittorie. Adesso la Roma, c'è stata la sconfitta la domenica precedente, ma c'era stata una bella, no, serie di successi, di risultati utili consecutivi. Era quello che tu auspicavi un po' dal lockdown in poi, no? Da quando prima o poi riprenderanno a giocare con continuità, riprenderanno l'aspetto fisico, insomma la forma fisica, e si vedrà la vera Roma, l'avevamo detto. Poi è chiaro, può capitare la partita che giochi un pochino più sottotono, perché ci stanno anche le avversarie che magari riescono ad ostacolarti e a fare in modo che non vinci, sì. Però insomma su 8 partite mi pare, su 8 partite sono arrivate 6 vittorie, non è proprio male, mi pare, di, se non sbaglio, sì, i calcoli, insomma. E per 3 sono 18 punti, quindi devo dire che non è male per niente, insomma. Prima di vedere il video di Analu, quello romano, quello che ci piace di più perché poi rappresenta anche la nostra città, vi faccio vedere quello di Danilo, perché noi abbiamo preparato un video anche Danilo. No, grazie. C'è anche quello, vediamo un po' quello che hanno realizzato. Voi. Vediamo un po'.
Allora, io devo dire che ci sono due foto che capiranno in pochi, nel senso che ce n'è una di Dzeko sotto la curva che esulta nel gol dopo la Juve, tra l'altro. Dopo Roma Juve, ma c'è lui dietro, non l'hai visto? Quello mi riesce bene. C'è lui dietro in curva. Ma la figura non è Dzeko che esulta, è Danilo che sta dietro in curva. Dzeko esulta, certo. È quella, infatti, è quella. E quindi questo è già lui. E poi c'è quello di Analu dopo, pure lì Analu che gioca ma non è Analu quella, la figura è sempre Danilo che sta dietro sta sempre dietro la rete a guardare. Ma devi sentirlo in tribuna, non sta zitto un attimo, tocca farlo stare zitto a un certo punto, perché viene trascinato proprio. È l'impeto da tifoso. Quello là. Purtroppo ce l'ho, è nato partita, non so chi e non lo diciamo. A un certo punto l'hanno ripreso perché non so, aveva visto un calcio d'angolo che non c'era. Lui ha chiesto scusa lì per lì, vero Danilo? Sì, te lo ricordo questo episodio. E quelli invece l'attaccavano, alla fine è sbottato, dice: ma cammina, io sono 30 anni che vedo calcio, ma tu che ne vuoi sapere, ragazzinetto? È sbottato il pubblico. Analu, hai visto Danilo col bandierone da Roma a mano in curva, sì? Che sventolava. La partita era Roma Ologrammi, perché io li nomino, lo sai che io li nomino. Era contro gli ologrammi, io non sai che non quelli dei dintorni, insomma, la squadra dei dintorni di Roma, i pseudoparenti, quelli lì. Daniele Gux, il mio numero uno. Questo è il mio numero uno. Daniele Gux sarebbe mio figlio. Se si firma Gux, grazie. Erano quelli che mi hai mandato le foto che stavano nella clip. La femmina Giulia è la più grande, e poi c'è Daniele che è un nuotatore. Abbiamo visto Pino che ci dice quelli fuori dal raccordo. Sì, sono quelli fuori dal raccordo. Sì. I vicini. Dai, facciamo i bravi, su. Allora, aspetta che noi parliamo di femminile. Flavia che ci dice tanta roba mister Danilo, quindi apprezzamenti anche da Flavia. E poi c'è Flavia Draicchio che invece è una paraventa, a Roma si dice in un altro modo. Sì. E te dice sei il più bello, Dani. È proprio una... pensa che tutte le volte mi dice che lei e Tonnicchi mi vogliono mandare uomini e donne. Ha detto che devono fare il tronista uomini e donne, poi è presa così, che devo fare? Ecco Giulia pure che giustamente sei il nostro orgoglio, papà, quindi vedi che arriva anche dopo il fratello, dopo il figlio arriva anche la figlia. Andrea che ci dice ologrammi me la rivendo subito, come Giancarlo Ruggeri dai Roma dai. E poi Angelo Fabioli, Danilo, non abbiamo parenti. È vero, io sono d'accordissimo con te. Oh, poi invece prima... Non potevo dire questo perché c'avevo papà e fratello. Renditi conto, ogni volta che gli dicevo non siamo parenti, mio padre si metteva a piangere. Pensa che dramma che c'avevi a casa. Hai vissuto un'infanzia terribile, veramente. Allora, c'è Giulio Casaroli, ma in realtà non è Giulio, perché a me mi fanno gli scherzi, no? A me scrive Giulio, però è Patrizia ogni volta. Che saluta le ragazze e saluta anche Danilo. Che ci fanno? Analu, adesso ti faccio vedere la clip che io considero più bella, perché è quella tua, dove, tra virgolette, sei in giro per Roma. Quindi, insomma, devo dire che tra le bellezze romane non è sicuramente male questa clip. Vediamola.
Beh, devo dire che non è per niente male. Eh? Io poi ogni volta che viene qualcuno da fuori che fanno i vari giri, no? Che l'accompagna, scopri Roma, perché noi romani in realtà la città la scopriamo quando vengono da fuori che li portiamo in giro, perché ma quando ci andiamo noi a vedere le varie cose, e ce l'abbiamo tutti i giorni qui, poi tra l'altro, quindi questa è una cosa. Ma detto, prendi il monopattino e va in giro. Prendi il monopattino e va in giro. Tu vi hai detto che lei mi fa quasi tutte le foto. Sarà lei la fotografa, quindi vedi. Ma dopo devi mandarci anche le due, perché Anna Lu, tu hai fatto la fotografa di Zubida. Adesso te lo dico pure, è che io le ho chiesto l'amicizia, ma ancora non me l'ha data su Facebook, quindi tante foto sui tuoi social, sulle cose, non l'ho potuto prelevare. Zubida, hai fatto bene, non gli ha dato amicizia a Mariella. Zubida è diffidente. Non ce l'ho più. Perché lei e il suo conto è privato. Poi non le posso fare le clip belle. No. Ce l'hai Facebook, è vero Zubi? Ce l'ha. Solo che poi non ti può fare, ecco, non ti posso fare le sorprese. Vedi? Lei non lo sapeva, Martinez. No, grazie, mi ha piaciuto. Vedi, perché... Zubì, mi raccomando, non dare l'amicizia a Mariella, non fa questo errore, cioè tieni tutto nascosto, privato, fai finta di niente, ti arriva l'amicizia, tu lascia lì così senza guardarla, perché se no sei finita, lì, io te lo dico, lasciata lì. Allora, infatti non risponde dall'inizio, da quando è arrivata. Deve essere così, in silenzio e si va avanti. Anna Lu, mi dici una cosa, tu vieni, tutte e due in realtà venite da Napoli, no? Quindi da una realtà che faceva la Serie A in questa stagione. La differenza che stai trovando tra il gioco della Serie A e quello che stai trovando nella Serie B con la Roma? Difficile la domanda, però penso, per esempio, un gioco in Serie B non si sa che cosa può succedere. Per esempio, in Serie A più o meno tu sai chi vince e chi perde. Però in Serie B tutte le squadre più o meno hanno lo stesso livello. Mm-hmm. Sì, tutto uguale. Troppo forte, è fisico. A me, per esempio, sempre mi calcia qualcuno, lo sapevi come. Beh, tu hai queste caratteristiche di essere una ragazza velocissima, no? Quindi, giustamente, loro piccola, veloce, rapida, loro cercano in qualche maniera di far sentire i tacchetti, no? Di buttarti a terra. Come sparano per fermarla? Oppure prendono il monopattino che abbiamo visto prima, e poi se col monopattino ti stanno dietro e ti è ti difficile recupera. Pure con quello, pure col monopattino è vero. Col monopattino, perché ora che prende accelerazione lei da mo che è andata via, è partita a velocità, è una cosa incredibile. Fabrizio pure dice: grande Danilone, tralasciando il succo al mirtillo, sei il numero uno. La cosa del mirtillo è perché io sto seguendo una dieta che mi ha fatto Dalila di 5, ecco. e che prevede che a merenda io prenda il succo di mirtillo, mentre loro fanno l'aperitivo io prendo il succo di mirtillo, e da qua è questa cosa del succo di mirtillo tutto là. Hai capito? Perché posso sgarare una volta sola, se poi loro fanno tre aperitivi e Davila se ne accorge e mi fa il cazziatone, allora io evito. Evitiamo di prendere i cazziatoni di Dalila, perché i cazziatoni di Dalila sono pesanti. Sono peggio di quelli di Valentina, pensa. Ho detto tutto. Sono peggio di Valentina. Allora, Dalila. Addio, non mangia più. No. Anna Lu e Zubida, a proposito, visto che ormai siete a Roma da un po' di tempo, il piatto che vi piace di più nella cucina romana, cosa vi piace? La carbonara, la cacio e pepe, non so. Che cos'è? Che lei si stava mangiando il flour, come si chiama? Dove sei stata lì a mangiare quel panino che sta a Roma? Aspetta, flour? Flour, come si chiama?
Hai visto? Sì. Non l'hai vista la foto che stava mangiando? Come non ho vista la foto? Infatti volevo chiedere che cos'era, perché ho detto che è una ciambella, che è? Invece no, è un panino. È un panino con che? Che c'era dentro? No, era un burger vegano. Del colore. Ah, un burger vegano, capirai. Il burger vegano non si può sentire. Questa è l'ultima che puoi dire, hamburger vegano. È vero, dai Danilo. All'hamburger vegano. Che tu stai facendo la dieta, devi andare lì. Guarda, preferisco non mangiare, ma mangiamo hamburger vegano. Dai, credetemi. Per esempio, a me mi piace la pasta in generale. E ti dico, in Roma voi la pasta, eh? Ti piace la pasta e ti mangi hamburger vegano? Mica male, la pasta di Zubida. La pasta di Zubida, ma ci mette, secondo me, invece della carbonara, come gli avevo chiesto io, ci mette sempre queste cose vegane, hamburger vegano, queste cose qua. Insomma, come la pasta? Zubida, la pasta? Non lo so. Lei prende e fa. Lei non fa di pasta? Raccontami. Che loro vivono insieme questo periodo, lo so, ma la vedo, c'hai ragione, vivono insieme, ma infatti Analu la vedo un po' rinseccolita, perché secondo me con Zubida che fa la pasta ci mangi poco, Analu, insomma, devo dire che probabilmente non ci si riesce, no? Te fa mangiare Zubida, fa qualcosa di buono? Sì, lei è la cuoca della casa. E che te fa? E che te fa? No, la tutto. Pasta come fa? No, lei fa riso, pollo, tutto. Riso in bianco farà, sicuro. Riso in bianco col pollo, tutto. No, riso, a me mi piace il riso. Parmigiano. Come si chiama? Americano? Il riso? Alla come parmiglia. Si chiama? Ah, parmigiano. No, è buono. Ammazza se è buono. Mica male. Il riso alla parmigiana, se uno lo sa far bene, è buono. Se lo sai, va bene. Allora, guarda, che c'è l'aria. Se no, abitiamo vicine. Sai quando la Filippi. Ragazzi, ieri Filippi ha fatto una partita immensa, immensa. Ma ieri tutte, l'abbiamo detto. Ma l'aria Filippi ha fatto una partita immensa. Ciao, senza considerare il fatto che nessuno lo dice, ma Dalila è stata ancora una volta decisiva. Ancora una volta decisiva. Le immagini, il primo gol è parte da un rilancio suo sul 3-1, quando sulla pressione del Brescia ha tolto una palla dall'angoletto incredibile. È cresciuta tantissimo grazie a Bruno, ma è diventato un portiere vero Dalila. Sì, ma poi ho notato una cosa, a parte che è cresciuta anche fisicamente, quindi copre bene la porta, niente male. No, ci sta in porta. Esatto, è troppo buono, mister, dice l'aria. L'impatto dell'infortunio di Valentina, diciamo che forse si è sentita più responsabile, la responsabilità di più, si è sentita... qualcosa deve essere scattato, perché io una Dalila così non... Sì, è sempre stata brava, ma ultimamente proprio strepitosa. Ma questo fa parte pure della continuità, perché mo Dalila sta giocando sempre. Allora, quando tu giochi sempre, acquisti, è un conto che tu fai una partita adesso e poi ne fai una fra 10 per portiere, è una cosa brutta. Lei sta acquistando continuità, e con la continuità sta acquistando tanta fiducia, tanta, veramente. Allora, Giancarlo Ruggeri, bella trasmissione, Francesco, devi tornare a fare radio. Sì, intanto però leggete il giornale, leggete il giornale di Roma, poi radio tornerò a farla, speriamo. Allora, poi Francesca Belardi, buonasera a tutti, buonasera mister Danilo, sono Cecilia, quindi anche qui. Ciao Ceci. C'è il trucco, Cecilia, Cecilia è portiere del 2005, che vengono da noi il venerdì, lei e Vitaletti, e sono molto brave tutte e due. Cecilia l'ho seguita un po' di più di Vitaletti, è venuta dopo, e sono due bravi portieri che, se curati bene, se uno ci lavora bene, possono uscire fuori due bei portieri.
Giancarlo ci dice: che ci piace di più, la carbonara, la matriciana o la gricia? A me la carbonara, dai. La signora è la signora, e non è che... La signora è la signora, non si sa di niente. Signora carbonara non c'ha uguali proprio, no? No, no. Vero. No. Decisamente no. Francesca, 2006. Ah, ecco, 2006. Scusa, Gigi. Comunque, 2006 sono tra le tutte... E poi Silvia Martellucci, grande mister Danilo, quindi vedi quanti saluti. Allora, ma tu, ritornando al discorso di Lalila, certo che avere due portieri di spessore come Valentina e Dalila ti mettono più tranquillità, perché effettivamente sono due portieri di spessore, c'è là la Roma Calcio Femminile e è un nostro vanto, insomma, non è facile avere due portieri di qualità. Di solito si ha un portiere nel femminile, parlo, nel Serie B. Il secondo, e invece noi, ringraziando Dio, abbiamo due portieri titolari. Valentina e Dalila, ragazzi, mica male, devo dire che sono due grandissime portieri. Allora, Filippi e Silvi, due guerriere, ci dice Danilo, e salutiamo Danilo Folco. Siamo giunti in chiusura della nostra trasmissione. Analu, cosa... il tuo obiettivo stagionale qual è? È legato alla Roma? È legato alla salvezza della squadra? Al raggiungimento di tanti gol? Non lo so, qual è il tuo obiettivo stagionale? Per me il primo è sempre penso prima nella squadra, dopo fare gol. Se faccio gol per me va bene, però sempre penso prima in vincere la partita. E se faccio un assist o un gol o gioco bene, aiuto la squadra, per me va bene. L'obiettivo è la salvezza prima di tutto. Prima di tutto la salvezza e poi si vedrà quello che... Sì, adesso come il mister sempre dice ancora non abbiamo fatto niente, e è vero, ancora non abbiamo fatto niente, dico, continuare a lavorare così e dopo non lo so, però prima la salvezza. Intanto ci salviamo, poi dopo si vedrà. Tu hai papà calciatore, no? Che ti dice? Ti pesa questo fatto? Ti è invece da incitamento? Cerchi di imitarlo? Ti dà consigli? Com'è avere un papà calciatore? Del tuo padre, come mio padre? Sì, si dà un consiglio, si parla con lui. È perché gioca nella serie maggiore marocchina. E lui ha fatto calcio. Sì, mio padre è già un giocatore a Marocco da Serie A. Là. E parliamo sempre, giochi e così. Qualche suggerimento? Da sono qui e anche con nazionali, chiamami. Così. E non è male. Guarda Giulio Casaroli dice: bravi portieri, ma bravi anche i mister. Indubbiamente. Ma poi la prossima settimana, se non ci saranno problemi, avremo uno dei mister qui in trasmissione. Bene, bene. C'è Ilaria che saluta. Mister Cafaro mi ha promesso di ritornare in trasmissione, mister Piras invece a salvezza acquisita. A salvezza acquisita, lui è più scaramantico. Grazie Danilo e grande bomber, Ilaria ti scrive. Com'è il rapporto, l'ultima cosa Anna, velocemente, perché poi vi ringraziamo e vi salutiamo, com'è il rapporto con le compagne, come ti sei trovata? Prima abbiamo parlato di Roma, della Roma e tutto quanto, le compagne mi sembra che ti hanno accolto subito alla grande, no? Poi Roma è una città passionale, un po' come era anche, diciamo, la tua, come anche la tua nazione, no? Sbaglio? Sì, quando sono arrivato no, quasi non parlavo con nessuna. Io sono una ragazza che primo guarda come sono le altre, dopo piano piano inizio un rapporto, però veramente è una squadra bellissima, tutte, si sente nello spogliatoio che siamo una bella squadra, una squadra unita,
non lo so, è giusto. Come una famiglia ti senti bene, no, non sei gruppi, che una di là e l'altra, no, tutte siamo insieme, con gli stranieri anche bene, il rapporto è buono. Guarda, c'è che ti saluta Eric Suarez, felicidades desde Guatemala. Saludos, Eric. E quindi un saluto a lui. E poi l'abbiamo chiamata Dalila, eccola qua. Dalila. Buonasera, grande mister. Dalila. E poi ciao Anna, ciao Zubi, appunto. Ecco qua, ciao dalla Nutri, giustamente, Anna Lu, ciao dalla Nutri. A proposito dei Nutri, qui Danilo, se va a fare un appello, tanto Dalila ci sta ascoltando, insomma, se te cambia sto succo di mirtillo, diciamo. No, va bene, ma i risultati si cominciano a vedere, va benissimo. Allora va bene così, allora Dalila sì. È andata per il succo di mirtillo, non sì, cambiamo. Sì, il succo di mirtillo a vita. Che poi è buono il succo di mirtillo, adesso io sì, lo dico sì, per dirla. A me pure sì. A me ce devi abituare, ce devi abituare, ce devi abituare. È vero, però è sì, molto da un spritz al succo di mirtillo, insomma, vabbè, no, quello loro vanno quello non ce devi mettere, non ce devi mettere giustamente, guarda che ti dice a me bevi quello e sta zitto. Ma ti sto zitto, perché ha detto niente? Anzi, te sto pure a difendere, me sto pure attaccato. Quindi, meglio di così. Dai, salutiamo tutti perché almeno liberiamo Anna Lu e Zubida. Sì, perché Anna Lu stasera aveva un impegno, quindi mi aveva chiesto di andare via abbastanza puntuale. Insomma. La liberiamo. Anna Lu, grazie per essere stata con noi, un salutone e continua così, ovviamente, così come Zubida che, insomma, deve continuare, no, nella sua crescita. Buonasera, bella trasmissione, ora fateci conoscere anche Glaser. Se parlasse poco italiano, sì. Se noi gli rimettiamo vicino Anna Lu, rimettiamo un'altra volta con noi Anna Lu vicino a Glaser, così fa da traduttrice anche a Glaser. No, scherzi a parte, ciao ragazze, un salutone, vi ringraziamo ovviamente tutti e tre. Danilo, grazie. Quando vuoi noi siamo qui e quindi ci benissimo. Fa sempre piacere perché con te si può parlare di tantissime cose. Quando grazie volete. Alle ragazze, mi raccomando, ma non ve lo devo dire, domenica abbiamo un altro impegno molto serio perché ci aspetta il Perugia e quindi abbiamo visto che non è facile, non dobbiamo sottovalutare nessuna squadra, quindi Elia ci dice forse la carta da Milano, Elia Vismara da Milano ci dice forza ragazzi. Ma poi vedrai, più tardi arriveranno tutti dal Guatemala a guardare la registrazione. Io sono giovedì a 12. Non l'hanno ancora scoperto. Per piacere, adesso non ne parliamo, no, andiamo avanti. Va bene, ciao a tutti e ciao. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao Danilo. Ciao Danilo. Ciao Zubino. Ciao. Gambe.